Buonasera ragazzi, sono Alice e questo è il mio primo commentary per Forgotten World, quindi non castratemi, ci farò l'abitudine, affinerò le mie tecniche. Cities Skylines, finalmente dopo un'attesa lunghissima almeno per me, è sugli scaffali virtuali di Steam, appena scaricato caldo, 3 giga in 20 minuti, tanto per fare il figo. Ebbene, ci troviamo davanti a un gioco che ha, come detto, generato un'attesa massiva da parte degli appassionati di city building, di quei SimCity, SimCity 4, SimCity 3000, SimCity 2000 anche per i più anzianotti, diciamo, che hanno fatto un genere, hanno creato un genere e tutt'oggi continuano a dominarlo senza essere scalfiti. Gli ultimi 10 anni sono stati sterilissimi per questo genere di videogiochi, genere di videogiochi che è tipico e a mia detta è pietra miliare del gaming su PC, ovvero quello dei gestionali cittadini, in cui tu sei chiamato a gestire una città, a fare il sindaco di una città con tutti i problemi che ne conseguono. Ne cito due giusto perché sono gli avversari più diretti di questo City Skylines. La serie Cities XL di Focus Interactive, che in 5 incarnazioni ci ha regalato ben pochi aggiornamenti, ben poche novità, oppure il tantissimo atteso SimCity 2013, che poi si è rivelato un mezzo fiasco, non tanto diciamo per una questione di pubblicità o una questione di dimensioni, ma semmai proprio per una questione di impostazione troppo semplicistica, troppo limitata, troppo social network rispetto al gioco vero, alla sfida vera che ogni amante di questo genere vuole, oltre alla grafica bella, al glassbox, ai modellini, alla città che prende vita. Ebbene, allora, questo City Skylines come si presenta? Questo video è di prime impressioni, quindi non prendetelo come oro colato, potrei dire delle fesserie che riparerò col tempo. Allora, il gioco ci mette davanti a una regione vuota completamente edificabile. Acquistavi, parti da un lotto molto piccolo e puoi acquistarne altri espandendo la zona fino a un massimo di 9, ma c'è già una mod che permette di coprire tutta la regione. In questa regione tu, quando cominci a costruire, semplicemente hai un'autostrada che la attraversa da cima a fondo, che appunto si collega, diciamo, a una virtuale nazione, quindi a un virtuale mondo esterno. Allora, l'ossatura di questo gestionale è estremamente vicina a SimCity 4, a SimCity 3000, a SimCity 2000, quindi ai canoni classici che io intendo con il plottaggio delle zone RCI, residenziali, commerciali, industriali, più un'aggiunta di zone particolari per gli uffici, che vedremo più avanti a cosa servono. Residenziali, le tipiche casette, commerciali, i negozi e qualche ufficio minore, industriali, le fabbriche, le ciminiere, tutte quelle cose che io adoro visceralmente. Allora, cominciamo pure. Qua davanti a voi vedete la mia prima creatura, una creatura estremamente disordinata, una piccola cittadina di provincia, si potrebbe dire. Graficamente non vedete questi grandi miracoli, questo grande dettaglio, ma posso garantirvi, giocandoci è estremamente piacevole. Partiamo con un po' di meccaniche, appunto. Abbiamo parlato del plottaggio RC. Plottaggio RC, come vedete, le zone hanno i classici colori presi da SimCity, ovviamente: verde residenziale, blu commerciale, giallo industriale. Allora, zone residenziali. Ci abitano i cittadini, ne abbiamo due: abbiamo quelle a bassa densità, le classiche villette, le classiche sobborghi. Lo stile è abbastanza europeo in confronto a SimCity, quindi vedete delle case molto più simili alla realtà nostra rispetto a, diciamo, l'urbanesimo americano tipico di SimCity 4 o, insomma, stereotipato anche in SimCity 2013. Poi abbiamo appunto le zone ad alta densità che vengono sbloccate dopo una soglia di popolazione. Abbiamo le zone commerciali, che sono negozi, boutique, sono zone dove i cittadini spendono i loro soldi per servizi, beni o anche semplicemente per intrattenimento. Abbiamo appunto anche qui la bassa e l'alta densità. Abbiamo le zone industriali, che sono il cuore produttivo della città, producono, insomma, i beni per gli affari locali o per esportazione, insomma, dipende anche da ogni fabbrica singolarmente, diciamo, ha un grafico che mostra se i beni che crea, che genera, vengono venduti qui o all'estero, diciamo. Poi abbiamo anche la zona per gli uffici, che diciamo sono le zone in cui vanno i cittadini
eruditi, educati, i laureati, insomma, sono i lavori di alto profilo. Poi vabbè, abbiamo anche lo strumento per dezonizzare e così. Allora, zonizzare è molto semplice, richiama appunto i SimCity, quindi i canoni classici. Abbiamo più strumenti, possiamo riempire un'area intera, come vedete. Possiamo scegliere andare proprio a quadratini, quindi andare molto nei particolari su come organizzare le zone. Possiamo usare anche due pennelli di dimensioni varianti che ti permettono, ad esempio, evitando di coprire tutto, di coprire metà in tempi rapidi, insomma. Strumenti delle strade. Le zone, come vedete, sono estese per 4 cubi ai lati delle strade. È il massimo possibile, anche per le zone ad alta densità. Quindi la programmazione urbanistica, la rete stradale, il reticolo di strade che collegherà tutte le zone, deve essere ben progettato per ottimizzare lo spazio. Le strade vanno dalle più classiche diciamo vie residenziali, che come potete vedere qui hanno insomma i lampioni, hanno gli alberi ai lati, hanno due corsie e basta, e hanno anche le macchine parcheggiate ai lati, perché appunto non hanno uno scopo di trasporto massivo. Sono semplicemente i collegamenti interni, i collegamenti a quelle zone che noi chiameremo tranquille, che non hanno bisogno di tutti i grandi collegamenti stradali, come possono essere appunto le zone industriali o appunto insomma le zone di uffici, i quartieri finanziari. È un'aggiunta di classe, le macchine parcheggiate ai lati, non l'ho visto in nessun city builder, e apprezzo parecchio, perché ti fa capire anche insomma il tenore di vita della popolazione di quel determinato quartiere. Qui possiamo vedere insomma delle utilitarie, delle familiari, che vuol dire sono delle famiglie principalmente. Poi magari trovi i quartieri di villoni che hanno le macchine sportive, le limousine parcheggiate ai lati, e capisci subito al volo che lì ci abitano i ricconi, la Babbi e la Beverly's della tua città. E il sistema di strade, dicevamo appunto, ci sono le strade piccole, strade a senso unico, abbiamo la possibilità di fare appunto le strade con gli alberi, con gli alberi alati, insomma i viali alberati, possiamo fare i viali che sono appunto questo qui che vedete al centro, che io ho usato per collegare le zone industriali all'autostrada regionale, possiamo fare i vialoni, diciamo le superstrade che appunto hanno tre corsie, portano tutto il traffico possibile in città. E poi abbiamo infine le autostrade e i relativi incroci, diciamo, si può dire. Qui vedete insomma il classico svincolo all'americana, con tutte con le uscite, i ponti che attraversano, sono due stradoni che si incrociano, e quindi ha bisogno insomma di questi scambi. Lo svincolo che vedete è stato precostruito, ma c'è la massima personalizzazione, nel senso che voi potete creare qualsiasi genere di collegamento, che sia pedonale, stradale, autostradale, ponti che passano uno sopra l'altro senza alcun limite. Dovete stare molto attenti però a far uscire le macchine da qualche parte, perché se le macchine non escono, io ad esempio quando ho fondato questa città ho messo le due stradine che vedete qui, che una viene dentro, che la vedete a destra, e l'altra è a sinistra, scusate, e l'altra a destra che invece esce dalla città, le avevo messi in sensi al contrario. E sono stato lì 10 minuti a chiedermi perché non arrivavano le stradine. Anche lì bisogna stare attenti a trovare un quadro, non potete lasciare strade vuote o strade che portano al nulla, altrimenti si impala tutto. Abbiamo poi insomma i servizi tipici di una città di medie dimensioni, moderna, quindi abbiamo l'elettricità che vedete, la struttura scura è la centrale elettrica a carbone, possiamo fare di vari tipi, abbiamo insomma l'energia verde, quindi il solare, l'eolico, oppure abbiamo il classico combustibile fossile, il carbone, avremo il petrolio, ci saranno anche centrali più moderne, più sofisticate come quella nucleare e quella fusione, che comunque io non ho ancora sbloccato. Come vedete insomma l'area, l'elettricità si diffonde attraverso le varie zone lotizzate. In caso di mancanza appunto di lotti che colleghino le zone, abbiamo i tralicci dell'elettricità che hanno il compito appunto di portare la corrente elettrica alle vari impianti produttivi, alle residenze, alle strutture commerciali. Abbiamo poi l'acqua, dopo anni finalmente da SimCity 4 abbiamo le tubature, quindi possiamo, l'acqua non appare dal nulla nelle case, dobbiamo costruire un impianto di tubature che la porta appunto a un determinato raggio, che va ampliato con l'ampliarsi dell'abitato. Come vedete ha due direzioni, una è per l'acqua pulita, l'altra è per i liquami, quindi le fogne. L'acqua pulita, come vedete, l'abbiamo presa da un fiume, fiume che va in una direzione. La fisica dei liquidi è importantissima, perché
L'acqua pulita la prendi a monte del fiume, mentre i liquami li butti giù a valle. Se fosse il contrario, ti troveresti i liquami che vi scendono dal lavandino. È una cosa importantissima anche la dinamica dell'acqua. Come vedremo, probabilmente nei prossimi episodi di questo commentary, c'è la possibilità di fare dighe, c'è la possibilità di utilizzare l'acqua come meglio ci... insomma, come meglio ci aggrada. Abbiamo poi, diciamo, i servizi secondari dopo le utenze dell'acqua e dell'elettricità, ovvero la sanità, insomma, il dipartimento dei vigili del fuoco, il dipartimento di polizia e le strutture educative. Allora abbiamo le cliniche si dividono insomma per grandezza, avremo probabilmente la clinica, l'ospedale, un cimitero che si svilupperà insomma più avanti quando ci sarà necessità di seppellire una valanga di morti e anche il crematorio per mere questioni appunto di spazio. La clinica la vedete evidenziata in viola, diciamo, e anche qui, come succede con la discarica che abbiamo appena visto, le strade danno un'idea della portata e dell'accessibilità della clinica stessa. Più verdi, chiaro, illuminato sono, più la clinica è accessibile e quindi più sono soddisfatti a livello di sanità i cittadini, che appunto hanno il servizio sanitario, insomma l'ospedale vicino, e in caso di incidenti, in caso di malori possono raggiungerlo tranquillamente. Qui possiamo vedere che tutti sono soddisfatti diciamo della posizione della clinica, sebbene abbastanza defilata rispetto al vialone centrale. Lo vediamo perché appunto la portata è massima, tutte le strutture sono evidenziate. Abbiamo poi allo stesso modo il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, insomma, che in questo caso è qui. Dipartimento dei Vigili del Fuoco che, come la, come si dice, la clinica, ha una portata visibile sulle strade, però a differenza della clinica le strutture, i colori delle varie strutture della città ci danno un'idea della pericolosità di incendio, insomma. Le strutture industriali ovviamente sono le più vulnerabili a questo genere di cose. Poi abbiamo anche la lontananza, se notate questo quartiere qui sopra a destra, che è abbastanza lontano dalla centrale che è qui, è rossiccio perché appunto è lontano e l'intervento potrebbe tardare. Abbiamo poi la stazione di polizia che invece è molto centrale, e anche qui le strade danno l'idea dell'accessibilità completa, la criminalità per il momento non è un problema. Infine abbiamo le strutture educative, noi abbiamo solo una scuola elementare che può essere poi affiancata da una scuola superiore e eventualmente da un'università. Università che darà da lavoro ai nababbi e sbloccherà appunto le zone di uffici che abbiamo visto prima. Anche qui le strade danno l'idea dell'accessibilità alla scuola da parte delle varie zone residenziali, infatti sono evidenziate solo le case se notate, e mentre le strutture hanno colori che vanno dal rosso al verde in base alla possibilità di mandare i figli a scuola, che vuol dire che le strutture rosse sono strutture appartenenti a diciamo una popolazione più povera, magari che non riesce da sola, senza l'eventuale intervento di una politica, le politiche le vedremo probabilmente nel prossimo episodio, e senza l'intervento di una politica che si atta appunto ad agevolare i figli di famiglie a basso reddito, per così dire. Bene, poi abbiamo anche la valanga di edifici unici che si svilupperà insomma mano a mano. Come potete vedere ci sono i vari requisiti per sbloccarli, qui ad esempio bisogna avere 500.000 insomma dollari, euro, bisogna avere questo numero di soldi per sbloccarlo, e danno anche dei vantaggi diciamo a livello indiretto, quindi insomma una statua dell'industria porta notevoli vantaggi per gli uffici che si occupano di industria, per le industrie ad alta densità e ad alto reddito, perché comunque la divisione di reddito rimane come nei SimCity, però è più marcata, nel senso non ci sono tre categorie: basso, medio, alto reddito. Ci sono delle vere e proprie categorie che possono essere circa una decina, quindi si va dal bassissimo reddito, dalla degenza, fino all'elite finanziaria, all'elite commerciale, insomma ai nababbi che vivono di rendita, quindi ai capi delle grandi industrie, delle catene di industrie, delle catene commerciali. Abbiamo poi insomma la schermata dell'economia, facilmente intuibile. Abbiamo appunto la possibilità di settare le tasse per le zone, qui non si tratta di reddito ma semplicemente per le zone, quindi le zone a bassa densità, media densità residenziali, possiamo scegliere due percentuali di tasse diverse, stessa cosa per le commerciali, stessa cosa per le industriali e gli uffici. Abbiamo poi i budget per i vari servizi, elettricità, acqua, insomma immondizia, gli ospedali, la sanità, il vigile del fuoco, il dipartimento di polizia, l'educazione, gli edifici unici, e poi avremo anche i parchi quando li sbloccheremo.
Stessa cosa avremo i budget da dedicare ai trasporti. Il sistema di trasporti, dato che City Skylines, oltre ad essere un gioco nuovo per i Colossal Order, è comunque un seguito spirituale di quel Cities in Motion 2, che è, insomma, dalla critica è stato acclamato come un ottimo simulatore di trasporti pubblici. Quindi tutto il sistema di trasporti pubblici di quella simulazione si potrà riavere qui, una volta sbloccati i vari requisiti, quindi insomma il terminal del bus, le stazioni ferroviarie, l'aeroporto, i traghetti, sarà tutto gestibile esattamente come lo gestivamo in Cities in Motion 2. Quindi faremo le linee, tracceremo praticamente le linee a mano sulle strade, evitando magari evitando di mandare in tilt la routine del traffico, come capitava ad esempio in SimCity 2013, nel quale tu semplicemente piazzavi le fermate ma rischiavi che 50 autobus passassero tutti per la stessa strada, causando ingorghi, causando ritardi. Qui invece puoi decidere tu la strada precisa che ogni autobus fa e determinare le varie fermate. Quindi può essere anche solo una navetta che porta da una zona residenziale a una zona industriale con due sole fermate la mattina, o altrimenti puoi decidere di fare tante fermate intermedie per i turisti nei vari quartieri commerciali, residenziali e turistici, quindi con i grandi monumenti che sono inclusi anch'essi nel gioco, per appunto insomma far viaggiare i turisti, far viaggiare chi ha necessità di muoversi e di fermarsi con precisione, senza necessità appunto di, insomma, senza dover gestire, diciamo, i pendolari, quindi insomma una gestione più semplificata. E abbiamo infine la questione delle politiche che però necessita dell'introduzione dei distretti. La mappa è grandissima, io ve la posso mostrare, vedete, questa qua è la zona che abbiamo già acquistato. Noi possiamo acquistare altre estensioni che sono questi quadratoni qua. Io ho già messo la mod, quindi posso acquistare tutta la mappa di fatto mano a mano. E ogni zona che noi plottiamo non è che dobbiamo fare per forza una megalopoli sconfinata. Possiamo anche costruire piccole cittadine, piccole città con, ovviamente con, collegate tra loro da strutture, dalle strade, da mezzi di trasporto, che però ognuna si dedichi a qualcosa di particolare. Quindi ad esempio avremo una città residenziale, meramente residenziale, con le strutture commerciali in supporto. Potremmo avere invece un agglomerato industriale lontano per evitare l'inquinamento, per evitare che appunto le fabbriche influiscano sulla qualità di vita dei cittadini. Avremo poi, grazie alla divisione in distretti, la possibilità di specializzare un'area. Specializzare vuol dire, ad esempio, come potete vedere qui, un attimo che torno direttamente nella città, ecco, questa qui è l'area, è la zona, insomma, dei distretti. Queste sono gli strumenti di base, quindi tu puoi creare un distretto e definirlo, nel senso che, anche qui con i pennelli, vedete, posso creare un distretto facendo così, includendo tutta la zona. Mi ha dato un nome lui di base, Barlow Hills, che di fatto è una cittadina, una parte della regione, una parte della provincia, come volete chiamarla. Possiamo anche cancellarlo, ovviamente. A questo distretto corrispondono un determinato tipo di politiche, numero di politiche. Abbiamo politiche per, diciamo, per risparmiare sull'energia elettrica, risparmiare sull'acqua, per i rilevatori di fumo in caso di incendio. Avremo politiche quando raggiungeremo la popolazione di 8.000 per la tassazione, per la pianificazione cittadina che ottimizzerà lo spazio, darà l'opportunità di costruire parchi, di costruire infrastrutture atte a aumentare l'appetibilità, insomma tutta una serie di cose che ad ogni urbanista che si rispetti piacciono un sacco. Bene, distretti, quindi avremo i distretti normali, insomma quelli che possiamo creare e definire noi, poi avremo questo genere di distretti che sono le specializzazioni. Abbiamo Forest Industry, è un distretto dedicato alla falegnameria, abbattere foreste di alberi, lavorarle per portare le merci specifiche, quindi il legno, a lavorare nelle nostre industrie in questo distretto, ad esempio Barlow Hills, se noi lo facciamo qui più distante nei pressi di una foresta che adesso al momento non vedo. Stessa cosa con l'agricola, possiamo fare un distretto meramente agricolo in cui al posto delle industrie, lottizzando diciamo le zone industriali, avremo insomma i campi, quindi l'agricoltura, una parte abbastanza consistente dell'economia, diciamo. Abbiamo poi anche i distretti dedicati all'estrazione di minerali, quindi il carbone, l'oro, lo stagno, il bronzo, il rame, tutta quella serie di minerali grezzi utili alle industrie, diciamo, alle manifatture, alle industrie di tecnologia, alle industrie che lavorano questi materiali,
che appunto poi devono essere rivenduti e devono essere insomma distribuiti sul territorio oppure esportati all'estero. Avremo anche un distretto molto particolare che è appunto quello del petrolio. Se abbiamo giacimenti di petrolio potremo dedicare intere zone della mappa a costruire valanghe di pompe per tirarne sul più possibile e guadagnare il più possibile, perché il petrolio è redditizio. Avremo poi anche un distretto genericamente industriale. Noi qui abbiamo fatto un distretto normale con una piccola zonetta industriale vicino al fiume. Volendo possiamo creare un vero e proprio distretto industriale, quindi senza casa, senza commercio, senza niente, solo industrie, solo ciminiere, solo fumo, solo camion, che appunto avrà delle politiche dedicate specifiche per implementare diciamo la produzione. Quindi tu, zonando diciamo un distretto industriale, porti dei vantaggi all'industria; zonando un distretto di agricoltura porti un vantaggio all'agricoltura; zonando i distretti della foresteria, della falegnameria, porti dei vantaggi alla falegnameria, e così via anche con i minerali e così via anche con il petrolio. I distretti generici possono essere creati, hanno delle politiche determinate, sono principalmente però politiche atte diciamo a implementare atte a favorire l'insediarsi della popolazione, quindi le residenze, atte a aumentare la qualità di vita, la varietà di servizi commerciali, insomma, di infrastrutture. Quindi una cosa diciamo più residenziale e commerciale per i distretti generici, mentre più industriali e produttivi per tutti i distretti di specializzazione, insomma. Bene, come vedete qui insomma Grow the City, vabbè, abbiamo anche la possibilità di cambiare visuale, dare una visuale cinematica per farci qualche bel video, qualche bella cinematica appunto, qualche bella foto, qualche bello screen, perché nonostante tutto il motore grafico è molto molto leggero, a me sta piacendo, è minimale ma non troppo. Una grossa pecca è la mancanza del ciclo giorno-notte e degli effetti atmosferici, che tuttavia gli sviluppatori hanno detto implementeranno al più presto. E prima di lasciarci voglio anche mostrarvi un altro premio di questo gioco che mi impegnerò a giocare con costanza, e cercherò insomma di portare avanti questa serie per dare opinioni a voi che magari vogliono acquistarlo e per insomma valutarlo, recensirlo in un qualche maniera. Allora, salvando, i salvataggi sono illimitati, non c'è nessun genere di limite come in alcuni giochi. Quit to main menu. Come potete vedere adesso, appena si carica dal main menu, abbiamo il content manager che ti fa vedere insomma tutte le varie mod che abbiamo attive, lo Steam Workshop accessibile, gli asset sono gli script, cioè come gestire la partita, magari, che ne so, si possono modificare gli script per avere una valanga di macchine in più nonostante la simulazione rimanga uguale. Poi vabbè, abbiamo i save, abbiamo le mappe e abbiamo appunto lo Steam Workshop, che già direttamente dal menu principale ci fa vedere le mod più votate, più popolari, e ci dà l'opportunità con un click di arrivare su Steam, di sottoscrivere la mod ed avercela in game direttamente dalla prossima dal prossimo caricamento di partita o dalla nuova partita che facciamo. E non ho ancora trovato problemi di compatibilità diciamo con lo workshop, anche con i save game già cominciati, quindi hanno il sistema diciamo pare funzionare, possiamo aggiungere e togliere anche a caldo, come si osa dire. E appunto insomma è ben implementato. Qui abbiamo un sacco di mod già adesso, per dirvi, è uscito da 2 ore e di fatto ci troviamo con Infinite Power, qualche cheat insomma, abbiamo già dei template per le varie rotonde, per le intersezioni, abbiamo una cattedrale dell'annunciazione già fatto, un edificio addirittura, abbiamo le palette di colori, se non ci piace questo stile troppo neutro diciamo dei colori possiamo anche cambiare quelli. Abbiamo la mod che ci permette di plottare tutte le zone che io ho già montato. Insomma, tutta una serie di piccoli pregi che portano Cities Skylines, con questa prima impressione, a mio parere, a rivaleggiare tranquillamente con SimCity 4. SimCity 4 che a 10 anni di distanza è ovviamente molto più fornito, ha una community molto più grossa, molto più attiva ed ha meccaniche che ancora oggi appunto, come dicevo a inizio video, non sono neanche nemmeno scalfite dai vari esponenti del genere usciti fino ad oggi. Questo City Skyline si candida come uno dei migliori city builder degli ultimi anni. Io spero veramente che sia il migliore, perché il potenziale ce l'ha. Ho avuto modo di giocarlo pochissimo, ho voluto dare a voi queste prime impressioni a caldo, così da discuterne sul forum, su YouTube, su Facebook, dovunque vogliate, anche sul TeamSpeak.
Mettete un like al video, iscrivetevi al canale YouTube, mi piace su Facebook, iscrivetevi al forum, tenetevi aggiornati. Ci becchiamo su Forgotten World. Bye bye!